Giuramento. Io, Koshi Rikudo, per quanto concerne la trasposizione animata di Axel Saga, concedo la più ampia libertà decisionale a Charles Lee Ray sul contenuto di esso. Per realizzare la recensione prometto di non presentare reclami, invettive o di sporgere querele, qualunque sia il prodotto ultimo che verrà trasmesso. Ciao a tutti ragazzi da Charles Lee Ray. Sì, a quanto pare è arrivato il momento. Come avete ben visto dall'intro, ho avuto anche l'autorizzazione, quindi possiamo procedere con la recensione di Axel Saga. Ebbene sì, vi presento, tanto per cominciare, la nostra protagonista, Axel! Ehi, ehi! Non avevi detto che avresti fatto vedere certe immagini mie! Scusa, Axel, comunque non credo che verrò punito per questo. Oh! Vorrei tanto sapere chi ha avuto la brillante idea di fare una buca proprio qui. Devo cercare di mettere la sedia dove non c'è il buco. Scusate, piccolo incidente tecnico. Comunque possiamo procedere con la recensione. Come potete ben vedere, adesso sono anche sbarbato, per il semplice fatto comunque sia che per una recensione come questa non mi andava di farla da barbone. Quindi, dunque, direi che possiamo cominciare con i dati relativi. Axel Saga, manga sperimentale insensato di Koshi Rikudo, da cui è stata tratta una serie animata di 26 episodi, diretta da Shinichi Watanabe, che ha inserito se stesso nella serie facendosi chiamare Nabeshi. Che poi tra l'altro insieme a lui c'è anche Koshi Rikudo, che praticamente i due, il regista e il creatore della storia, il più delle volte si scorrano fra di loro per capire, insomma, diciamo, chi dei due deve prendere più decisioni nella storia, non so se mi spiego. Comunque, l'anime è stato trasmesso per la prima volta nel 1999 in Giappone da TV Tokyo e successivamente trasmessa in Italia da MTV. L'anime di Axel Saga è una continua satira e parodia della vita e della cultura giapponese. Bene, adesso penso proprio che sia arrivato il momento di passare la linea a Axel per la trama. Sia il manga che l'anime seguono da vicino la Cross, organizzazione segreta per la promozione dell'ideale. Società che mira alla conquista del mondo. La campagna di conquista parte dalla città F, Fukuoka, dove si trova la sede in cui opera Sua Eccellenza il Palazzo. Sua Eccellenza il Palazzo! Suo Comandante Supremo! L'Acros inizialmente è composto soltanto da Sua Eccellenza il Palazzo e me, la vostra ex. Io sono una ragazza iperattiva e super determinata, innamorata perdutamente di Sua Eccellenza il Palazzo! Successivamente si unirà a noi Ayat, una ragazza di origine extraterrestre. Nell'anime, non nel manga. Molto intelligente, con l'insana abitudine di morire continuamente. Ciao, io sono Ayat, compagna di avventure di Senpai Axel. Ayat, ci sei? Sì, sto bene. In ogni episodio, a me e Ayat viene assegnata una particolare missione, per mettere in ginocchio la città. Missioni che generalmente non riusciamo a portare a termine, compromettendo il piano di conquista. Accompagnate solitamente da Frattaglia, il nostro cane, che serve anche come cibo di emergenza, al di fuori delle missioni dobbiamo condurre una vita normale e cambiamo spesso lavoro. Solitamente non abbiamo mai abbastanza soldi da permetterci una cena dignitosa, sì. Mandate dei paramedici per vedere se Ayat è ancora viva. Bene, e adesso vorrei parlarvi di alcuni personaggi, diciamo, secondari, ma non sono proprio secondari, secondo me, perché comunque sono molto significativi nella storia, almeno secondo me. Uno di questi è Pedro, un grande lavoratore, un operaio straniero, che viene dal Brasile, che è venuto in Giappone per cercare, insomma, di fare in modo di mantenere la propria famiglia, lavorando sudando sangue. Ma è così fortunato che già nel primo episodio muore
in un incendio e sotto forma di spirito praticamente viene praticamente, non dico proprio, sì, insomma, diciamo mezzo stuprato dalla grande volontà del grande universo, che la grande volontà del grande universo è l'altro personaggio che volevo presentarvi. La grande volontà del grande universo praticamente è colei che tiene, diciamo, la saga viva. Perché vi spiego, Excel, fin dal primo episodio, anche lei muore, e muore tante volte. E lei praticamente aggiusta sempre le cose, perché se non fosse per la grande volontà del grande universo, praticamente la serie finiva già al primo episodio. Cioè, per esempio, cioè, vi faccio capire, adesso la recensione non è ancora finita, però se io faccio così... La grande volontà del grande universo risolve tutto. Parlando ancora di Pedro e della grande volontà, c'è un personaggio che in pratica è l'antagonista, almeno secondo me è l'antagonista, perché comunque sia ci saranno diversi intermezzi che uno magari non lo afferra subito, ma c'è questo personaggio qui che poi risulterà essere l'antagonista di Pedro, ovvero si chiama quell'uomo lì. Ebbene sì, si chiama quell'uomo lì, perché poi ci sarà anche un episodio che praticamente sarà l'episodio finale, che si chiamerà anche, cioè ci saranno 4-5 copie uguali di quell'uomo lì, che uno si chiamerà quell'uomo lì, quell'uomo là e codest'uomo qui, eccetera eccetera, cioè spiegarvelo, guardate, è veramente da matti riuscire a farvelo capire. E comunque e la grande volontà del grande universo risulterà essere la moglie di Pedro. Lui ovviamente questa cosa non la sapeva, ma era anche il motivo del perché la grande volontà del grande universo, quando Pedro era passata a miglior vita, praticamente se l'è bombato per un bel po' di episodi, finché poi dopo Pedro da fantasma ha cercato comunque di raggiungere i propri familiari, che ovviamente erano adescati da quell'uomo lì. Adesso voglio parlarvi dello squadrone antagonista dell'Akros, ovvero quelli che io ho soprannominato i Power Ranger dei poveri. Perché Power Ranger dei poveri? Perché siccome sono praticamente vestiti come i Power Ranger, però gli vengono date delle strane armi di plastica, che però... la pistolina che gli avevano dato la prima volta era talmente potente che, porca miseria, aveva fatto un macello pazzesco. Comunque, io simpaticamente li ho soprannominati i Power Ranger dei poveri per questo. Che sono capeggiati da il dottor Kababu, che praticamente è il capo che ha organizzato questo squadrone. E lo squadrone è formato da Watanabe, Iwata, Sumiyoshi e Misaki Matsuya, che è la bonona di turno, giustamente. Inizialmente la squadra è formata da questi personaggi qui, che praticamente sono i personaggi che dovranno contrastare l'Akros. Anche se inizialmente nei primi, diciamo, le loro prime missioni sembrano più missioni da disinfestatori, più che, diciamo, da squadra speciale anticrimine. Dal momento che vi ho simpaticamente citato i Power Ranger, voglio portare alla vostra attenzione un'altra cosina interessante, e qui passiamo alle curiosità. Questo anime fa il verso a un sacco di videogiochi, film e altre serie animate abbastanza famose, anzi famosissime direi. Ve ne cito qualcuno, ma per riuscire a citarli tutti, ragazzi, ci ricoprirei un video solo per citarvi tutte le citazioni che ci sono, tutte le parodie, le satire, insomma, è una cosa veramente pazzesca, ce n'è veramente uno strafottio. Comunque ve ne ho elencato qualcuno qui,
Mo state a sentire. Sailor Moon, Dragon Ball, Superman, Doraemon, Kenny il Guerriero, Resident Evil, pensate un po', Lupin, che poi nel caso di Lupin, se non ci avete fatto caso, è Nabeshin, che praticamente è vestito come Lupin, ha il doppiatore di Lupin, anche se ha i capelli come afro. Poi, Gundam, Capitan Harlock, Alien, Love Ina, poi c'è Galaxy Express, Topolino, Rambo, Guerre Stellari, i Power Ranger, giustamente, come ho detto prima, e poi in un episodio dedicato alle donne ci sarà anche una comparsata di Lamù. Vi rendete conto? E questo tanto per dire, perché poi ce ne sono altri. Altri che magari possono anche essermi sfuggiti, probabilmente, perché riuscire a beccarli tutti è veramente tosta come cosa. Parlando di Kenny il Guerriero, per esempio, ci sarà un momento verso gli ultimi episodi, dove Axel praticamente perde la memoria, vaga nel deserto e viene attaccata da degli uomini che praticamente sono la copia sputata degli uomini di Zeta, e lei fa i 100 colpi di Okuto. E poi il nostro Koshirikudo ha creato un doujinshi di Excel Saga, o meglio, è più che altro collegato ai Power Ranger dei poveri, che si chiama Municipal Forces dei Tenzin, ed è veramente difficile da reperire su internet, quindi se siete degli smanettoni, buon per voi. E il regista ha creato uno spin-off sempre legato a Excel Saga, Puni Puni Poemi, che è demenziale a livelli che non vi so proprio dire. Purtroppo in Italia non è arrivato. Bene, la recensione finisce qui. Un salutino, Excel. Ciao dalla vostra Excel. Un salutino anche da Ayat. Ciao. Forse era meglio mandare la grande volontà del grande universo e non i paramedici. Prima di salutarvi, volevo anche dirvi che il prossimo video che farò sarà la quinta parte di Crash Bandicoot 1, dove finalmente arriverò a un altro boss. Ma prima di arrivarci, state pur certi che comunque sia non mancheranno le difficoltà e gli ostacoli. Quindi non perdetevelo. Detto questo, vi saluto e al prossimo video. Ciao da Charles Lee Ray. Salve, sono Nabeshin. Volevo solo dirvi che se questa recensione otterrà un buon numero di visualizzazioni e mi piace, Charles Lee Ray recensirà il mio spin-off Puni Puni Poemi. Quindi mi raccomando, views, like e condividete come se non ci fosse un domani.